Autodromo del Mugello, siamo con Niccolò Noia e con Simone Sartoni, autori nella delle DSG di una grandissima rimonta dal fondo dello schieramento fino al terzo posto finale. Davvero di più non si poteva fare. Cominciamo con Niccolò. Una bella gara, raccontaci la tua porzione. Niente, la mia porzione, siamo partiti un po' preoccupati per le gomme fredde ed il nuovo setup della macchina. E poi ho cominciato a prendere un po' di confidenza, mi sono girato due volte, quindi ho smesso di tirare sul passo, mi sono stabilito e poi niente, era il turno di Simone e lui ha fatto un gran bel lavoro. Un secondo stint davvero eccezionale. Simone Sartoni è riuscito a riguadagnare terreno e ad acciuffare un podio che, alla luce della partenza, insomma, un po' penalizzante in fondo allo schieramento, era davvero il massimo obiettivo di giornata. Cioè, hai messo il focus nel mirino e hai fatto tutto quello che c'era da fare per acciuffare il massimo. Sì. Con la safety car è entrata, ci siamo fermati, abbiamo fatto rifornimento, abbiamo avuto un po' di fortuna. La macchina andava benissimo, per cui ho cominciato a tirare senza rischiare troppo, cercando di portare la macchina in fondo e ha pagato, ecco. Cos'altro dirà il tuo 2021 da corsa? Ultimo impegno quello di oggi oppure continuerai? Bah, non si sa, questo non te lo so dire. Speriamo di continuare, ma non lo so. Quindi è inutile chiederti per il 2022, è un programma ancora tutto da costruire, evidentemente. Esatto, non ti saprei rispondere perché dobbiamo vedere come siamo messi e le nostre possibilità. Simone Sartoni, Niccolò Noia, terzi assoluti. Sembrate le DSG del Peroni Race Weekend.